Ciao a tutti, sono Roberto, mi conoscete, lavoro al CAM. In questo periodo purtroppo siamo costretti a stare lontani per questioni di distanziamento sociale per via del coronavirus. Questo però non ci impedisce di rimanere in contatto virtuale e continuare comunque a mantenere un contatto reale a livello affettivo e a livello di energie e di interscambio. Stiamo preparando tutta una serie di tutorial che metteremo online. Oggi spiegherò come recuperare una maglietta macchiata con pochissimi strumenti e farla diventare una bellissima maglietta per affrontare l'estate nel migliore dei modi. Gli strumenti che utilizzerò saranno una forchetta, degli elastici, semplicemente degli elastici, degli spilli che forse non è sicuro che utilizzerò, però visto che sono colorati mi piace farveli vedere. Spilli verdi, gialli, vedete, sono molto carini. E poi altro, dei pennelli eventualmente. Dei colori possono essere utilizzati o dei colori serigrafici che si possono comprare su internet o semplicemente dei colori acrilici. La differenza è che i colori serigrafici costano probabilmente un po' di più, ma hanno una resa un po' più professionale, diciamo, sono un po' più morbidi. In ogni caso, una volta conclusa la decorazione della maglietta, bisogna aspettare che la maglietta si asciughi e poi per fissare definitivamente il colore bisogna stirare. Si possono utilizzare eventualmente delle presse a caldo nel caso di colori serigrafici, più alta è la temperatura meglio è, però anche semplicemente stirando con un ferro da stiro i colori restano. Poi le magliette o i tessuti che andiamo a decorare potranno essere lavati in acqua fredda anche in lavatrice. Ok, questi sono i colori che andrò a utilizzare. Questi sono degli elastici che mi serviranno per legare la maglietta e creare degli effetti. Questa è dell'acqua che mi serve per diluire il colore, vedete che c'è una vaschetta molto semplice. Qua ho dei piattini che serviranno per miscelare i colori e diluirli. Un po' di carta Scottex, utile per evitare delle macchie. Qui ho una maglietta bianca con una macchia di olio o qualcosa del genere che o viene buttata o viene riciclata, per cui io la riciclo. Ok, adesso sto preparando il blu, per cui prendo un po' di colore acrilico o questo in particolare, un colore da serigrafia, o se no ci sono i colori per tessuto, però i colori per tessuto sono abbastanza costosi. Questa è la bacinella d'acqua e questa qui è una piccola bacinella, quella dei formaggini, che mi serve per prendere un po' d'acqua e per diluire il colore. Ok, vedete, si sta diluendo il colore. Adesso con il pennello andrò a diluire ancora di più il colore. Ok, visto che dovremo utilizzare varie tonalità, converrà diluirlo abbastanza e poi eventualmente creare delle sfumature con un colore meno diluito. Per il momento facciamo un azzurro abbastanza chiaro, quindi verso un bel po' di acqua. Ok, per il momento direi che è sufficiente. Ovviamente quando cominceremo a colorare la maglietta sarebbe meglio mettere sotto un sacchetto di plastica o metterla all'interno di una bacinella per non fare pasticci. Allora, quello che sto facendo in questo momento è semplicemente utilizzare la forchetta roteandola sulla maglietta. In modo tale da poterla poi fissare con gli elastici e riuscire a garantire la maglietta una forma particolare per poi poter essere decorata. Stringere l'elastico nella maglietta aiuta a non far penetrare il colore in tutte le aree, per cui preserva alcune aree bianche della maglietta, invece dove andremo a far colare il colore
ovviamente la maglietta si imprimerà di quel colore. La cosa divertente è che non saremo mai certi del risultato, nel senso che possiamo arrivare a prevedere dopo tanta esperienza quale sarà il risultato, però ovviamente in funzione del colore, della diluizione del colore stesso, di come attecchisce il colore sulla maglietta e quindi della tipologia di tessuti, della larghezza della trama, del modo in cui stringiamo e annudiamo la maglietta, usciranno effetti più o meno differenti. Questa imprevedibilità ci metterà nella condizione di essere sempre sorpresi del risultato e questa è forse una delle cose più interessanti di questa tecnica. Vediamo cosa è uscito fuori, il risultato sarà abbastanza figo. Poi una volta che si è asciugata eventualmente si può continuare. Adesso la metto sulla gruccia, il risultato è abbastanza buono, si metterà ad asciugare, c'era una macchia, adesso non c'è più. È una t-shirt fantastica fatta con tutte queste sfumature. Ok. Adesso quello che devo fare è semplicemente lavare i pennelli, aspettare che si asciughi la maglietta per poterla stirare. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo tutorial. A presto, ciao!